Allora, siamo pronti in cucina. Innanzitutto, bentornato nella nostra cucina, la cucina Grazie di Buon Pomeriggio. Facciamo due ricette facili facili anche oggi. Il primo ha come protagonista il polpo, vero? Sì, faremo un'insalata di polpo, poi lo bruschetteremo e capiremo perché si dice bruschettare il polpo. Allora, la prima cosa che faremo, andremo a cuocere il polpo. Allora, ci sono diverse scuole di pensiero per quanto riguarda la cottura del polpo. Io so che si cuoce con l'acqua sua stessa. Sì, diciamo che così si dice la leggenda. È anche un po' una leggenda popolare. Sì, ma è così? In realtà sì, dipende dalla preparazione. L'unica cosa è che cuocendolo nell'acqua sua stessa tende a macchiarsi il polpo. Quindi se dovessimo fare un'insalata dove ci interessa vedere proprio la fibra bianca del polpo, a quel punto non va bene. Per fare questo lavoro bisogna fare questo tipo di operazione. Quindi mettiamo il polpo, mettiamo gli ortaggi, incidiamo leggermente la testa. Okay. Ricordiamoci che la testa del polpo ci mette un po' più tempo a cucinare rispetto ai tentacoli. È un po' più dura? È un po' più dura, sì. Infatti tendenzialmente si fa la stessa cottura, poi con la testa si fa un ragù di polpo, che è molto indicato per Buono. Fare il ragù di polpo, e mentre con i tentacoli si fanno altre lavorazioni. Va bene, prima di andare avanti con la nostra ricetta, io do tutti gli ingredienti e anche le dosi che occorrono e poi iniziamo a prepararla insieme e vediamo questo polpo una volta cotto come verrà, che aspetto avrà. Allora, il titolo di questa ricetta è polpo bruschettato con insalata di avocado e ciliegino. Occorrono 800 g di polpo, un sedano, una carota, una cipolla, un avocado e poi dell'alloro, giusto qualche foglia. E ancora, per l'insalata che accompagnerà il polpo, 200 g di pomodorini ciliegini, 100 g di cipollotto, un lime, del basilico, del sale, aceto di lamponi e olio extravergine d'oliva. Quindi il polpo praticamente si sta già cuocendo, Antonio? No, stiamo mettendo tutti gli aromi, poi aggiungiamo acqua fredda, uno spicchio d'aglio l'acqua. Ovviamente schiacciato, sì. Dell'alloro e un po' di sale. Prima di metterlo a cucinare cerchiamo di lavarlo con sale grosso, perché all'interno dei tentacoli spesso si va ad annidare un po' di sabbia, sì. Quindi sfregandolo col sale grosso lo puliamo completamente, poi ovviamente dopodiché lo andiamo a lavare con acqua scorrevole. Perfetto. Quindi mettiamo tutti gli ingredienti, aggiungiamo dell'acqua fredda. Fredda intendi ghiacciata? No, oppure fredda, leggermente? Temperatura ambiente. Ah, temperatura ambiente, e ok. Lo portiamo ad ebollizione. Da quando inizia a bollire, per un polpo di questa pezzatura, che siamo intorno agli 800 kg, facciamo sobbollire per 10 minuti, dopodiché copriamo e dopo vediamo come si copre. Copriamo come con un coperchio, dici? Vi faccio vedere, con della carta da forno. Va bene, lo facciamo dopo. Facciamo quindi sobbollire, sì, come hai detto tu. Facciamo sobbollire, dopodiché spegniamo e lo facciamo raffreddare nell'acqua sua stessa. Ok, ti volevo anche chiedere una cosa. Sì. È sempre buono il polpo oppure c'è un periodo particolare in cui va evitato? No, non necessariamente, non c'è un periodo specifico, purché sia fresco e che sia ovviamente lavorato, perché il polpo appena pescato va comunque lavorato, sì, per fare in modo che si rompano le fibre e che diventi tenero e allo stesso tempo carnoso. Tu lavorato che cosa intendi? Va cazzato? Sì, bravissima. Va cazzato. Vedo che hai capito. Qui così si dice, va cazzato, dalle tue parti? Arricciato. Arricciato. Va bene, allora ci prepariamo tutte le verdurine. Ci prepariamo tutte le verdurine. Adesso cosa facciamo? Il pomodorino, anziché metterlo nudo e crudo, facciamo una piccola procedura. Dopo averlo lavato, lo tagliamo, lo condiamo come se fosse un pomodorino alla crudaiola. Sì. Dopodiché lo mettiamo in forno a 90-100 gradi per 40-50 minuti. Ah. In modo tale, con del sale e dello zucchero a velo. Lo zucchero a velo, ricordami, perché lo dobbiamo mettere, a cosa serve lo zucchero a velo? Allora, lo zucchero a velo serve per addolcire, sì, l'acidità del pomodorino, ecco, e nello stesso tempo per asciugare. Ah, aiuta anche ad asciugare. Aiuta ad asciugare, in questo modo avremo un pomodorino bello croccante, super dolce, concentrato, senza liquidi di vegetazione, che quelli spesso tagliano i sapori degli altri ingredienti che andiamo ad utilizzare. Quindi condiamo semplicemente con quello che hai detto tu, il basilico anche, sì, lo dobbiamo includere un po' di nella passata in forno? Sì.
uno spicchio d'aglio. Se lo condiamo dal giorno prima è ancora meglio. Ah, si impregna tutto bello di profumi, profumatissimo. Ok, allora, una volta infornato il nostro pomodorino, poi a parte ci dobbiamo preparare le altre verdure, sì, oppure soltanto quello, il contorno? No, faremo questa insalata molto, molto fresca, molto particolare, con l'avocado, che è questo frutto, lo scaveremo, poi utilizzeremo del cipollotto fresco passato con un po' d'olio nel microonde, del lime, sale e pepe quanto basta. Quindi condiremo il tutto, lo metteremo sotto e sopra metteremo il polpo bruschettato, bello bianco e croccante. È bello leggero questo, come lo possiamo definire, antipasto oppure secondo? E può essere sia un antipasto che secondo. Ovviamente nell'antipasto è perché c'è la presenza di acido acetico, in questo caso dell'aceto di lamponi. Vieni qui alla mia sinistra, siamo con Antonio Sgarra, che ti presento, che il nostro conosco, chef. Già, ho avuto il piacere di conoscerlo in Andria. Ah sì? Con Don Riccardo Agresti, sì, in una serata straordinaria di solidarietà. Solidarietà, Antonio. E noi oggi insieme stiamo preparando questo polpo buonissimo con tutte le verdurine, quindi un antipasto, anche un secondo abbastanza leggero. Facciamo un piccolo riepilogo, Antonio, che cosa abbiamo fatto fino ad ora? Allora, abbiamo messo in forno i pomodorini per essiccarli un pochettino, quindi li abbiamo fatti semi dry, conditi a mo' di crudaiola, e poi abbiamo messo a cucinare il polpo. Il polpo l'abbiamo portato a 10 minuti di cottura, di ebollizione, abbiamo spento, e poi vi volevo far vedere questa tecnica molto semplice per fare in modo che il polpo cuocia come se fosse in sottovuoto, in assenza di aria. Quindi prendiamo della semplice carta da forno e praticamente facciamo una sorta di coperchio in modo tale che il polpo cuocia senza ovviamente perdere le sue caratteristiche. Questa tecnica io non la conoscevo, tu Sebastiano? Assolutamente no, io lo conosco soltanto il polipo quando lo vedo quando nel piatto, crudo, quando è già pronto da infornare qui direttamente. Ma soprattutto quando è pronto da mangiare, ecco, dici la verità. Esattamente quello che ho appena detto, soltanto quando lo porto alle labbra. Allora Antonio, come procediamo adesso? Allora, il polpo l'abbiamo spento, abbiamo fatto questa sorta di coperchio di carta, dopodiché mettiamo a pastorizzare il cipollotto. Che vuol dire pastorizzare? Lo passiamo nel microonde, gli facciamo fare un giro a massima potenza 30 secondi. Si pastorizza, che vuol dire? Si disintegra? Si pastorizza significa che tira fuori un po' tutta l'acidità e quindi che rimane, va via la puzza. E rimane intatta la parte dolce, anche perché se dovessimo mangiare... Pastorizzare, lui è chic. Abbiamo imparato un'altra cosa. Quindi passiamo questo nel microonde, dopodiché... Per quanto tempo? 30 secondi. Ovviamente, per un quantitativo maggiore diamo due passaggi da 30 secondi. Bene. Dopodiché, quindi i pomodorini ce li abbiamo, il cipollotto ce l'abbiamo. Abbiamo il polpo, lo stiamo finendo di cucinare, manca l'avocado, quindi l'avocado facciamo un'incisione, giriamo e con uno scavino facciamo delle piccole palline in questo modo. Tiriamo fuori la polpa, andiamo avanti. Questi ingredienti sono pronti, il cipollotto, l'avocado e il polpo. Il pomodorino sta terminando la cottura, ci manca lo zenzero. Lo zenzero ovviamente lo puliamo. Sono con Oara, insieme stavamo un po' carpendo i segreti di Antonio Sgarra, perché siamo alle battute finali. Questo polpo lo dobbiamo concludere, o meglio dobbiamo concludere questo piatto che, come abbiamo detto già prima, Oara, è bello leggero, quindi anche per noi donne direi che siamo sempre a dieta, almeno io sono a dieta. Sì, stiamo molto attenti, devo dire così, che i piatti comunque che cucina Antonio già settimana scorsa sono sempre, insomma, sono anche facilmente realizzabili, brava. Devo dire, questa è la cosa importante. Esatto, questa è una nostra priorità. Sono alla portata di Mary, diciamo. Vedi anche mia, guarda. È carino. Allora, facciamo un piccolo riepilogo, giusto per appunto concludere la ricetta. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cotto il polpo, poi... Lo abbiamo scottato, lo abbiamo raffreddato, adesso lo stiamo bruschettando. Ma cosa sono, fave quelle, no? Quelle l'avocado. Bello. Buono, un bell'aspetto. Tu di solito mangi frutta quella normale, la nostra, oppure ti diletti anche con la frutta esotica? L'avocado è uno di quei frutti che io utilizzo molto spesso, soprattutto nelle insalate. Quindi faccio insalate anche per renderle un pochino, no, meno tristi, diciamo. Quindi le arricchisco con avocado, ci metto noci, semi di soia, insomma le faccio sulle insalate e mi sbizzarrisco. No, perché molto spesso c'è questa tendenza di unire la verdura alla frutta. È un bel abbinamento, così. La
d'arancia, ad esempio, metto anche delle fette d'arancia. Sì, la mela, la mela verde. Buonissimo. Ok, allora, intanto Antonio sta impiattando. Sì, con il motivo per il quale si chiama bruschettato, vedete, perché questa parte è molto croccante e bruschettata. L'insalatina l'abbiamo messo all'interno di questo contenitore con l'insalata di avocado, pomodorini e cipollotti. Abbiamo condito il tutto, poi abbiamo preso una carota di Polignano, l'abbiamo tagliata sottile sottile e la condiamo semplicemente con del sale e dell'olio. Buono. E un po' di succo di lime. Sì, l'agrume poi spezza sempre il sapore, lo rende più, più snello. Lo passiamo sopra. Che bello! Dopodiché lo passiamo in un piatto pulito, ovviamente. Questo cosa è semplicemente passi in un piatto pulito? Questo è considerato aspetta, che un non piatto ho capito. Sporco, no? Perché... Questo è piatto sporco? Sì. Ti fare vedere così. I miei. No, perché non capivo neanche io. Perché lo passi? Questo era già guarda pulito. Guarda che meraviglia. Ah, per fare questo perché dirigolo? Inizia, sì. E questo è il piatto pronto, l'insalata di questa popo bruschettato e è semplicemente il succo di lime e l'olio legati. Si chiama riduzione, è vero? No, la riduzione è quando lo facciamo ridurre. Cosa. Ah, perfetto, ok. Vabbè, non addentriamoci nei meandri delle cose che non fare bella figura, ma proprio veramente, insomma. Un'ultima cosa, un ultimo passaggio, volevo ricordare e sottolineare perché come abbiamo detto all'inizio è un po' il polpo il protagonista di questo piatto. L'hai reso così abbrustolito perché l'hai passato in padella. Sì, il segreto però sta nel fatto che lo abbiamo fatto raffreddare nell'acqua sua di cottura. Sì, come abbiamo detto poi l'abbiamo prima. Fatta raffreddare bene bene nel frigorifero. Dopodiché quando il polpo è bello freddo e ovviamente cotto e morbido all'interno, lo shock termico che gli diamo con l'olio permette sì che fa questa crosticina all'esterno e all'interno rimane morbido. Che meraviglia! Sì. Quale sarà la seconda ricetta? Che ne so, tu lo sai. Guarda, io ti passo qua così ti do una mano. Che va mentre Mary. È una pasta e ceci con merluzzo e non baccalà o stoccafisso. Allora la differenza tra baccalà e stoccafisso è merluzzo. Il merluzzo è il pesce, quello norvegese. Il baccalà è quello sotto sale. Lo stoccafisso è quello essiccato senza sale. Però allora, lo stesso cioè oppure anche lo sguardo da stoccafisso a volte, infatti, no? Quando uno dice rimane così, dice lo stoccafisso. Sono i cosiddetti pesci fessi. Sì. Se un po' fessi, mi ricordano qualcuno qualcosa. Senza fare nomi, senza ma fare neanche nomi. Cognomi, Mary, mi raccomando. Allora, prima di iniziare a preparare, anche se ho visto che avete già avviato la ricetta, poi facciamo un riepilogo, ci segniamo tutti gli ingredienti e tutte le dosi, così poi lo facciamo a casa, certo. Perché come dice Ara, le nostre ricette sono facili. Ci riusciamo. Scusa, anche noi. Giro con la cucchiara di legno o con questa di plastica? Allora, è indifferente. Io vi detto tutte le dosi e tutti gli ingredienti. 400 grammi di baccalà, 400 grammi di mezze maniche, 400 grammi di ceci lessati, un litro di brodo vegetale, uno spicchio d'aglio e un peperoncino. E poi ancora abbiamo una radice di zenzero, una carota, un porro, del sale, del pepe e del rosmarino. Perfetto. Da dove iniziamo, Antonio? Allora, abbiamo messo a rosolare del porro, del sedano e della carota. Poi ci abbiamo aggiunto i ceci lessi e del brodo vegetale. La pasta l'abbiamo già messa a cucinare e adesso la spegniamo perché facciamo metà cottura in acqua in ebollizione e l'altra metà in acqua spenta perché ha una masticazione molto interessante, piace sia a chi mangia al dente e sia a chi mangia una pasta ben cotta. Allora, invece per quanto riguarda la zuppa di ceci abbiamo messo i ceci, il brodo vegetale, adesso frulliamo una parte di ceci come piace a Stefania. Sì. E una parte è sempre intatta. Col mini pimer. Allora, mentre tu metti i ceci nel come si chiama quella? Nella vaschetta del mini pimer, perché qua ci sono varie scuole di pensiero sulle ciotole, ciotoline, vaschettine, eccetera. Ti volevo chiedere, ma perché hai scelto proprio le mezze maniche per questo tipo di piatto? Perché hanno una misura che si sposa bene per con la pasta e legumi in generale. E quindi usiamo le mezze maniche. In realtà se fossero state dei tubettoni, sempre di trafilati al bronzo, le avremmo cotti direttamente nella salsa. Per aggiungere poco di brodo? Sì. Ma guarda un po' Stefi, che brava massaia. No, perché sennò viene, capito? Ma scusami, ma io non ti ho mai fatto questa domanda, perché la faccio sempre ai nostri ospiti, ma tu a Simone che cosa prepari? Di tutto. Quel povero ragazzo che è lì, che ci guarda ogni pomeriggio, che io saluto. Altro anche che se non povero ci ragazzo, guarda che io Simone l'ho conquistato anche
in cucina? Allora, Antonio, che perché buono. Abbiamo frullato una parte di ceci? Perché ci serve a dare cremosità. Certo. Quindi a questo punto aggiungiamo la pasta, che sarà ben al dente, la facciamo finire di cucinare all'interno della nostra zuppa. Quanto vuole di cottura quella pasta? Scusami, non te l'ho chiesto prima. All'incirca 13 minuti. A questo punto prendiamo il nostro merluzzo, non va maltrattato. Prima parlavamo di carpacci, Sebastiano Somma diceva che il non plus ultra della cucina pugliese sono un po' i carpacci, ma perché noi pugliesi siamo molto bravi a non manipolarli i prodotti. Esatto. E anche in quello bisogna essere veramente molto molto delicati, accurati. Quindi come va trattato questo merluzzo? Allora, questo merluzzo va semplicemente sfaldato e inserito all'interno della nostra pasta e ceci. Non va maltrattato. Beh, lo sta massacrando, poverino. E in caso di maltrattamento, come dovremmo fare? Cioè, perché non è maltrattato? Perché viene maneggiato con le mani? No, perché solitamente viene cotto, viene ripassato, marinato. Quindi in questo modo lo lasciamo così, intatto, nudo e crudo. Non me ne vogliate se non uso i guanti. Più nudo che crudo, perché poi si cuoce, no? Certo, viene cotto. Vuoi che ti... puoi continuare. Ti volevo intanto girare. Perfetto. Va bene. Facciamo finire di cucinare, inseriamo un po' di olio extravergine d'oliva. Allora, giusto per capire un po' i tempi di cottura, quanto tempo la pasta deve cuocere nella sua acqua e quando poi la dobbiamo togliere e inserire in tutto il condimento? Dacci dei parametri di tempistiche. Allora, più o meno un 20%, quindi che 20% cosa vuol dire? Deve cucinare all'interno del... Quindi un 80% in acqua e il restante 20% dentro... Dacci un minutaggio. Diciamo, quindi in acqua... su 13 minuti, 10 minuti in acqua e 3 all'interno. Ok, del... perfetto. Ecco. Ora, capito, stasera 10 minuti in acqua e 3 fuori. Per stasera proprio. Stasera. Ci telefoni e ci dici com'è. Non maltrattare una foto del per non maltrattare il merluzzo userò dei guanti. Dei guanti. Quelli che si usano per grattare il tartufo. E a chi glielo preparerai questo piatto? A mio marito. Al marito. Ma lei è tutta regolare, a casa. E al suo marito di solito, a parte tutta regolare, è bellissimo. Tutta regolare. Poi vabbè, poi mi beviamo, che è meglio. Il nostro barman Ivano Ippolito con questi cocktail meravigliosi. Non so se Stefano vuole venire ad assaggiare anche lui questo cocktail. Va bene. Dai, il cocktail sì, ci poi sta. Dite perché vengo volentieri qui. Mi vi piace. Si beve, si sente bella musica. Cioè l'impiattamento, attenzione al momento catartico, allora, come lo chiama Mary De Gennaro. Impiattiamo e poi beviamo. Senti, è analcolico. Facciamo un brindisi. Poi l'ospite assaggia. No? Certo. Allora vedete, ha raggiunto la giusta cremosità, cottura. Che bello da vedere, bello. Stupendo. A questo punto lo inseriamo. Ma nel frattempo facciamo un brindisi. Sì, dai, nel frattempo brindiamo tutti i bicchieri. A buon pomeriggio e al nostro pubblico che ci segue. Sempre. A voi. Alla salute. Cin cin. Io però vorrei assaggiare, perché io sono che un buono, po' guarda, filo d'olio crudo. Non mi fido solo del guardare. Buono, complimenti. Effetto wow. Che cos'è questo effetto patatina? Allora, queste qui sono delle tagliatelle, le abbiamo cotte, le abbiamo messe ad asciugare. Come le cotte? In forno? No, le abbiamo semplicemente sbollentate e poi le abbiamo messe ad asciugare. E come mai hanno questo nero? Perché le abbiamo ripassate in forno. Bravo. Ah, le hai messe in forno. Oggi pomeriggio. Quello abbiamo fatto. Ah, tu hai fatto quello con Antonio? No, ma Mary lo sa che per un buon primo serve sopra il crunch. Allora assaggia Oara. Dai, assaggia per tutti noi. Poi io sono specializzata nelle zuppe, cose del genere. Vai. Già il polpo l'ha assaggiato prima. Com'è? Ottimo. Ottimo. Allora, e invece il cocktail com'è? Buonissimo, con effetto wow. Allora, un'unica parola per sintetizzare la bontà di questa cucina: favolosa! Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.norbaonline.it.